La prossima estate il cancello di accesso al mare della Baia dei Francesi ad Aspra rimarrà chiuso. La sezione prima del TAR di Palermo, presieduta da Salvatore Veneziano, con sentenza dello scorso 24 marzo, ha infatti condannato il comune di Bagheria alle spese di 2.000 euro, in quanto il 3 giugno dello scorso anno non doveva impiegare l'istituto dell'ordinanza contingibile e urgente, mancando i presupposti di legge, per disporre l'apertura del cancello d'ingresso e consentire l'accesso alla Baia dei Francesi, disponendone di fatto il passaggio e la fruibilità collettiva dei cittadini. Erano state diverse le segnalazioni arrivate al comune per la chiusura dell'accesso al mare alla Baia dei Francesi e l'amministrazione comunale era intervenuta con l'ordinanza numero 27 del 3 giugno 2021 a firma del sindaco Filippo Tripoli, con la quale si disponeva l'apertura del cancello di accesso alla spiaggia della Baia dei Francesi da via Mongerbino numero 9. La procura di Termini Imerese, a seguito dell'ordinanza del sindaco, aveva pure disposto l'apposizione di un cartello con cui si disponeva il sequestro preventivo del cancello d'ingresso che delimitava l'accesso al mare, dando di fatto il via libera ai bagnanti che fino ad allora non avevano accesso alla spiaggia. Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Palermo ha eseguito un provvedimento emesso dal GIP del Tribunale in accoglimento alle richieste della Procura della Repubblica, consistenti in un'ordinanza di custodia cautelare con contestuale sottoposizione agli arresti domiciliari nei confronti di un ex professore universitario del Policlinico di Palermo, Gaspare Gulotta, attualmente in quiescenza, e della figlia Eliana, chirurgo plastico in servizio presso l'azienda ospedaliera Civico. È stata prevista anche l'interdizione dai pubblici uffici della durata di 12 mesi e l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nei confronti di altri 11 indagati, di cui 5 in servizio presso lo stesso Dipartimento di Chirurgia del Policlinico e 4 professori ordinari di chirurgia in servizio presso l'Università di Roma, Napoli e Messina, i quali hanno ricoperto le funzioni di presidente e membri di commissione nell'ambito dei diversi concorsi universitari. Con la Domenica delle Palme iniziano i riti della Settimana Santa che culmineranno con la Pasqua di Resurrezione. In tutte le parrocchie domani si svolgerà la benedizione delle palme e del ramoscello d'ulivo in ricordo del trionfale ingresso di Gesù a Gerusalemme. Successivamente si svolgerà la celebrazione eucaristica, nel corso della quale sarà letta la Passione dal Vangelo di Luca. Nei primi giorni della settimana poi ci sarà la possibilità di confessarsi per prepararsi adeguatamente al Triduo Pasquale. Giovedì mattina in cattedrale l'arcivescovo Monsignor Corrado Lorefice benedirà i tre oli santi: il Sacro Crisma, l'Odio dei Catecumeni e l'Odio degli Infermi. Nel tardo pomeriggio, poi, in tutte le chiese la messa in cena Domini con la lavanda dei piedi che a causa dell'emergenza Covid si potrà anche evitare, e a seguire l'adorazione nella Cappella della Reposizione. Venerdì Santo la liturgia della Passione con l'adorazione della croce e poi la processione del Cristo morto e dell'Addolorata per le vie della città. Durante la notte, poi, l'omaggio a Cristo morto. Sabato Santo la veglia pasquale con la benedizione del fuoco nuovo e l'accensione del cero con il canto dell'Exulted. Domenica infine le celebrazioni della Pasqua. Inaugurato stamani Ecolab, il laboratorio di ecologia integrata e incubatore di impresa nell'ambito del progetto di riqualificazione urbana di Piazza Indipendenza in pieno centro storico a Bagheria. L'operazione di rigenerazione della zona che aveva subito un rapido deterioramento ambientale diventa adesso protagonista di una riqualificazione già messa in campo dall'amministrazione comunale con la ristrutturazione dei locali destinati a laboratori. Da oggi quindi sarà possibile, grazie alla sinergia tra il gruppo di progettazione CISP Europe, la cui ideatrice del progetto è l'architetto Cettina Castelli, Legambiente con il suo presidente Luigi Tanghetti, AMB, la società in-house che garantisce la raccolta differenziata dei rifiuti in città, presieduta da Vito Matranga, e l'amministrazione comunale. Grande soddisfazione stamattina per l'inaugurazione dell'Ecolab. Bellissimo, sono felice, è un altro sogno che si realizza. E poter offrire e dare un contributo alla propria città in termini di idee, di progettualità, per me è una grande soddisfazione. L'amministrazione di Filippo Tripoli continua ad accogliere queste iniziative in collaborazione appunto con tante associazioni perché ha la volontà di riqualificare questa città in tanti spazi. Qui finalmente nel centro storico di Bagheria abbiamo potuto realizzare un laboratorio di ecologia integrato in collaborazione con le scuole, l'Istituto d'Arte, l'IPCA d'Acquiro,
visto, e tante realtà associative per poter pensare a una nuova cultura del riciclo e del riuso. Al progetto, che si basa sui concetti dell'integrazione e della circolarità, partecipano anche gli studenti degli istituti superiori bagheresi, il liceo artistico Renato Guttuso, diretto dal dirigente scolastico Maria Rita Chisesi, e l'istituto professionale di Stato Salvo d'Acquisto, diretto dal dirigente scolastico Lucia Bonaffino, entrambi sensibili a questi temi. Coinvolti dal comune di Bagheria, dalle associazioni, e anche noi abbiamo un progetto proprio che riguarda l'ecologia. Nel nostro impegno nell'educazione all'imprenditorialità, anche quest'anno abbiamo creato una startup che si chiama appunto ICJA, abbiamo lì il logo e qui ci sono i soci della startup. Magari do la parola a loro così spiegano di cosa si tratta. Allora, la nostra azienda dà la possibilità alle persone di raccogliere la plastica dal mare, perché è un problema abbastanza frequente, soprattutto qui in Sicilia, molti porti sono sporchi da plastica, e noi con la scuola abbiamo creato questo progetto per appunto aiutare le persone a raccogliere la plastica dal mare. La nostra azienda si chiama Easy Life. Easy Life perché vuol dire mare applicato alla vita elettronica. L'abbiamo chiamata così dato che noi siamo dell'istituto professionale IPS Salvo d'Acquisto Elettronica. E noi offriamo un servizio. Qual è questo servizio? Il nostro servizio permette a chiunque, alle persone ed aziende, di raccogliere la plastica a distanza, tramite i pescatori però. Inaugurata stamani in via Diego D'Amico, sul marciapiedi prospiciente la scuola elementare Giuseppe Ciringione di Bagheria, la panchina blu a cura dell'associazione Il Girasole, con la collaborazione del Lions Club di Bagheria, per riflettere sul problema dell'autismo. La panchina è stata dipinta da una mamma di due fratellini gemelli autistici, Giovanna Sanfilippo, referente provinciale dell'associazione AILA. La panchina trova posta accanto alle altre due già esistenti, collocate lo scorso anno dai volontari delle associazioni AISF ed Entopunk, per sensibilizzare al problema della fibromialgia e dell'endometriosi. Giovanna Sanfilippo, allora, come vive una mamma di due bambini autistici? Allora, tutti i giorni per noi autismo. L'autismo si vive, si ci deve stare per sapere com'è veramente questo autismo. Tutti i giorni abbiamo terapie, girando a destra e a sinistra, anche perché ci sono terapie psicologa, terapia ABA, ci sono tante terapie che possono portare i bambini a essere autonomi. La cosa più bella che dico agli altri genitori di non avere vergogna, di accettare i propri figli, perché anche io ho avuto il colpo al cuore, che l'ho scritto nella lettera, quel giorno ho avuto il colpo al cuore, ma l'ho dovuto accettare questa realtà. Quindi cerchiamo di noi stessi genitori di mettere i nostri figli nella società e di portarli pure un giorno a fare le cose che fanno gli altri. L'associazione Il Girasole come aiuta le mamme? Allora, li aiuta supportando intanto i loro bambini attraverso, diciamo, il nostro centro e attraverso anche i colleghi, perché non sono sola, ho anche una collega che mi spalleggia tantissimo, e poi i ragazzi. Facciamo noi un supporto scolastico idoneo per ogni bambino e poi autoregoliamo il loro comportamento, ma il nostro obiettivo soprattutto è la loro socializzazione, inclusione, quindi attraverso i giochi, attraverso appunto delle attività, loro riescono a stare inclusi, e non solo, ma man mano che vanno diventando più grandi, loro escono e vanno a mangiare la pizza insieme, e questo comporta anche un'unione con le famiglie, perché le famiglie si conoscono e diventano amici, e questo è il nostro obiettivo. Da 60 anni raccoglie vecchi arnesi da lavoro e utensili, manifesti cinematografici, centinaia di foto della targa Florio, a cui non mancava di partecipare, ma anche una camera da letto d'inizio 800 con un antico vaso da notte, una macchina da cucire Singer a pedale, una ghiacciaia, come pure un carretto siciliano, un'automobile Belvedere, una moto MV Agusta perfettamente funzionanti, e tante, tantissime riviste. Tra queste Tempo, Amica, Annabella, Bolero, Sorrisi e Canzoni, Grazia, Eva, Grand Hotel, che erano molto in voga soprattutto negli anni 50 e 60 del secolo scorso. Nunzio Ingenio, 85enne castellaccese, falegname ormai in pensione, ha sempre avuto la passione per tutto ciò che riguarda il passato, e negli anni ha raccolto tantissimi oggetti o arnesi da lavoro che usavano i casteldaccesi, dal fabbro al falegname all'agricoltore.
Tra i cimeli anche botti di vino, dove si tenevano le munizioni durante la Seconda Guerra Mondiale, ed altri reperti storici. Lo sogno è quello della figlia Maria, che insegna nella scuola del paese, e di realizzare un museo etnoantropologico per tramandare le tradizioni di una volta alle giovani generazioni. Signor Nunzio, lei ha una passione, quella di raccogliere le cose antiche. Quante cose ha in questo magazzino? Ma ce n'è tante, non le posso contare io quanto ce n'è. C'è la falegnameria, ancora quella antica, ci sono quadri del cinema sempre antiche, c'è la Delga Florio, abbiamo il contadino, abbiamo altre cose, arredamento pure in una stanza da dormire, con tutto l'accessorio. Ecco, diciamo che qua è una specie di piccolo museo delle cose antiche. Esatto, piccolo museo di tutte le cose antiche che allora, parliamo dall'Ottocento a venire in qua. Non... Come nasce questa passione? Nasce perché durante tutto il mio lavoro, dove io giravo nei lavori, trovavo di queste cose antiche e io man mano non li buttavo, li conservavo, li mettevo tutti in un posto. Finalmente un giorno ho detto, ma che devo fare con tutte queste cose? Ora li metto tutte assieme, perlomeno vediamo di farli vedere, sono cose belle per i bambini, per quelli che non conoscono queste cose, con la speranza che incominciano a vederle pure questi che crescono.